Tumori cerebrali, percorsi e progressi nella rete marchigiana. Questo il titolo del convegno andato in scena sabato nell'auditorium di Palazzo Montagnantaldi di Pesaro. Un appuntamento organizzato dal dottor Letterio Morabito, responsabile scientifico dell'unità operativa di neurochirurgia dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Tante le relazioni con professionisti e specialisti da tutta Italia in un'analisi trasversale volta a indagare lo stato dell'arte della ricerca clinica, diagnostica, del trattamento chirurgico e del follow-up. Il tutto inserito in un contesto regionale che necessita di un coordinamento sempre più efficace fra gli specialisti del territorio che superino rallentamenti e ritardi terapeutici a danno del paziente. Abbiamo ideato in occasione della nuova classificazione dei tumori per fare un punto sulla diagnostica dei tumori, sul trattamento chirurgico e radioterapico e chimioterapico e per adeguare in qualche maniera questa terapia complessa con delle caratteristiche organizzative complesse di una patologia come i tumori cerebrali alla situazione sanitaria delle Marche, che ha una caratteristica di ospedali non di secondo livello in ogni provincia, ma che può con l'integrazione e la collaborazione fra medici identificare i centri dove concentrare alcune parti della terapia come la chirurgia ad Ancona e a Pesaro e avvicinare invece alle famiglie e ai pazienti stessi, quindi migliorando la qualità di vita e migliorando l'esperienza della malattia al territorio dei pazienti dove in generale è presente un'oncologia, dove è presente la radioterapia e identificando quindi un medico referente che possa seguire il decorso di questi pazienti adeguandolo alle terapie più aggiornate e che possa essere anche riferimento per chi poi sul territorio segue questi pazienti in maniera ottimale. Nello specifico della neurochirurgia di Marche Nord, il presidio pesarese si avvale di contributi preziosi come quello del professor Riccardo Soffietti dell'Università di Torino per quel che riguarda la valutazione dei protocolli più aggiornati sui pazienti. Soffietti, che nel convegno pesarese ha tenuto una lectio magistralis sulle nuove prospettive per la ricerca clinica alla luce delle nuove classificazioni. Ci sono elementi positivi e elementi negativi. Cominciamo dagli elementi negativi. Allora, gli elementi negativi sono che in quello che è il tumore primitivo più frequente, che è il glioblastoma, siamo in un momento piatto, flat, perché l'ultima frontiera della sperimentazione, che è l'immunoterapia, ha dimostrato di non funzionare. Allora, cos'è invece di positivo, anche un po' alla luce della classificazione? Stiamo suddividendo sempre di più i gliomi, quindi anche il glioblastoma, in sottotipi molecolari, magari piccoli, ma che sono suscettibili di terapia target. E dove, come proof of concept, se la via molecolare è quella driver per crescere il tumore, noi con farmaci specifici possiamo vedere dei risultati che non abbiamo mai visto prima. Peccato che sono sottogruppi al momento attuale dal 2 al 10%, però la speranza è chiaro di allargarli. L'attenzione del convegno si è particolarmente catalizzata sui gliomi, la patologia di tumore cerebrale più frequente fra gli adulti. Tematiche sviluppate anche attraverso il contributo di Alessandro Ducati, ex direttore della neurochirurgia delle Molinette di Torino, che ha analizzato il ruolo del neurochirurgo. Il punto essenziale per la sopravvivenza e la qualità della sopravvivenza è la quantità di tumore che si riesce a togliere. Quindi senza questo aspetto, tutto il resto perde completamente significato. È un ruolo essenziale ma iniziale che deve essere inserito in un contesto molto più ampio, sia da un punto di vista operativo che culturale. Per cui, a differenza di anni fa, il chirurgo non lavora mai più da solo, ma lavora sempre insieme al radiologo che fa la diagnosi, al radioterapista che fa la terapia e all'oncologo che coordina tutti gli interventi. Al convegno anche l'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, per una politica determinante nel cercare un salto di qualità nell'eccellenza ospedaliera. La nostra sfida è quella di migliorare la sanità, a cominciare da questa provincia, che è la più popolosa e anche una che contribuisce in modo determinante alla realizzazione del prodotto interno lordo. Quindi, il sistema che stiamo delineando è un sistema chiamato
a dare risposte tempestive e appropriate e a far cessare quel fenomeno che ormai dura da decenni, da più lustri, della mobilità passiva. Noi dobbiamo garantire che la sanità, la migliore sanità, sia somministrata a Pesaro e non in altre province o in altre regioni. Quindi questa è una sfida e al di là dei proclami o della propaganda politica, noi dobbiamo dimostrare questo con i fatti.